Oggi costruiamo una Befana porta caramelle. Per iniziare tracciamo una linea lungo la circonferenza di un rotolo di carta igienica per separare il viso dal vestito. Poi disegniamo un cerchio su un foglio. Io ho usato le dimensioni di un rotolo di scotch di carta. Dopo averlo ritagliato, troviamo il centro del cerchio piegandolo in quattro e lo tagliamo lungo il raggio. Il cono che otterremo dalla sovrapposizione dei lembi del cerchio tagliato sarà il cappello della nostra Befana. Con una matita segniamo la parte che dovrà essere colorata, che in questo caso è giusto la metà del cerchio. Poi iniziamo a colorare il tutto. Io ho usato le matite colorate, ma naturalmente possiamo adoperare pastelli a cera, tempere, acrilici oppure incollare pezzetti di carta o anche stoffa e decorare il tutto con perline o bottoni o nastri, come ci suggerisce la nostra creatività. Ho aggiunto anche delle toppe con pezzetti di carta colorata, su cui poi ho disegnato le cuciture. Fatto il corpo, passiamo al cappello, che incolleremo nella parte non colorata, e poi rifileremo togliendo la carta in eccesso. Per i cappelli ho pensato di usare la carta, ma possiamo farli anche con la lana, il cotone, lo spago, quello che abbiamo in casa. Ritaglio dei rettangoli di carta bianca lunghi in modo da coprire la circonferenza del rotolo. Fate eccezione per il viso della Befana. Ritaglio le frange e arricio le frange aiutandomi in questo modo con una matita. Dobbiamo anche chiudere il fondo del rotolo e lo facciamo così, usando un pezzetto di carta colorata, forbici e colla. Per la scopa avvolgiamo all'estremità di uno spiedino una striscia di carta seguendo lo stesso procedimento dei capelli della Befana e fissiamo il tutto con colla e un pezzetto di carta colorata oppure con un nastro o con un filo di cotone. Possiamo incollare la scopetta al corpo della Befana con un goccio di Vinavil ed ecco la nostra Befana porta dolcetti. Se la facciamo più grande potrà contenere più caramelle. E naturalmente possiamo darle l'aspetto che vogliamo. Buona Befana a tutti!